Mi ricordo che anni fa mi sfuggì da dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava, e nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste, delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere il suo futuro. Nella mia categoria tutta gente poco seria di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che follotti, ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, ma da ora non ti preoccupare, sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno. Io faccio solo rock and roll. Se ti conviene, bene. Io più di tanto non posso fare. Gli impresari di Martino mi hanno fatto un altro e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale, hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, e anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, so persino un mezzo grillino. Ma che ci volete fare? Non mi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette. Sono solo canzonette.